Ciao a tutti, ci ritroviamo per questa news di questa settimana che è dedicata interamente ai prodotti Yamaha ed in particolare all'evento che avremo venerdì 11 novembre. Prima di tutto volevamo avvertire tutti quanti, visto che normalmente facciamo questi eventi dopo l'orario del negozio, che invece si tratta di un evento che si svilupperà durante l'orario di apertura normale, quindi diciamo dalle 14 fino alle 18 di venerdì 11. Avremo qui con noi due batteristi a noi molto cari, si tratta di Daniele Chiantese e di Gianluca Palmieri. Il primo con una grandissima esperienza di fiere, anche qui incontri per conto anche di tantissime altre aziende, Daniele da tanti anni che dimostra batterie in giro per l'Italia e per l'Europa, ha partecipato anche a fiere estere con Tamburo, oggi è un endorser della Yamaha per quanto riguarda il settore delle batterie elettroniche, oltre a suonare logicamente con tantissimi musicisti, ed è un batterista molto spettacolare che molti di voi conoscono, dimostrerà su questo palco la Yamaha DTX 950, una batteria elettronica che è sicuramente al vertice della produzione mondiale per quanto riguarda appunto i suoni, i nuovi pad in silicone, la centralina di nuova generazione della Yamaha spettacolare con possibilità di campionare e così via, cose che potremo approfondire il venerdì 11. Su questo stesso palco avremo alla Yamaha OHX Gianluca Palmieri, batterista campano che è andato via molto molto presto dalla nostra regione per studiare, perfezionarsi, oggi è tra i batteristi italiani più conosciuti all'estero nell'ambito della musica fusion, in quanto gira con il grande chitarrista Greg Gove, col quale ha terminato da poco un tour mondiale che l'ha portato anche in India e in altri posti così lontani. Due batteristi molto interessanti e divertenti, speriamo di avervi in tantissimi qua, logicamente come sempre quando facciamo queste manifestazioni avremo degli sconti particolari, delle offerte, tantissimo materiale demo, particolare attenzione anche al Multi 12 DTX della Yamaha, un prodotto che è rimasto per un po' di tempo nascosto tra i tanti del settore elettronico anche per un prezzo che lo posizionava abbastanza in alto, diciamo si vendeva appena sotto i 700 euro, ultimamente siamo riusciti in accordo con la Yamaha a fare un notevolissimo sconto su questo prodotto e da quel momento si può dire che non si è capito più niente, in quanto le caratteristiche di questo oggetto lo pongono sicuramente in alternativa a prodotti di altri marchi come Roland o altri di fasce di prezzo molto più alti, simili cioè alla fascia di prezzo che occupava prima e non certamente all'offerta a cui si propone ora. Avremo la possibilità di sentirlo, a tutti quelli che interverranno qui alla manifestazione di provarlo e che dire a questo punto, vi aspettiamo numerosissimi come al solito, abbiamo preparato un po' di muri di strumenti che io spero scompariranno questo stesso venerdì 11 se non prima con le offerte che faremo in negozio con i nostri amici, e quel muro appunto lo vogliamo vedere ridursi piano piano e poi diventare assolutamente vuoto. A presto a tutti quanti, ciao, venerdì 11 ore 14:19 ad Agnano, vi ricordiamo possibilità di arrivare con le macchine, parcheggio, nessun problema di viabilità, vi aspettiamo tutti, ciao. Oggi facciamo una piccola passeggiata per quella che è stata nominata la DV Road o DV Street o DV Corner, e abbiamo radunato un po' dei prodotti DV che abbiamo in negozio. Acustica è da sempre un partner importante
per DV, e DV è da sempre uno dei nostri marchi in assoluto preferiti. Stiamo parlando della più alta qualità di manifattura di batterie, sia per quanto riguarda la fascia altissima delle collector che della performance, da poco prodotta anch'essa in America, così come poi anche dei set prodotti in Oriente dalla DV, che mantengono un'altissima qualità, uscendo però a dei prezzi molto interessanti e convenienti. Intanto vi aspettiamo, nel senso che chi vuole comprare uno strumento del genere spesso ama giustamente provarla, vederla, e quindi tantissimi amici ci raggiungono da tutta Italia sapendo che venendo da noi possono trovare diversi set DV da guardare da vicino, suonare, confrontare, e questa è una cosa che non tantissimi negozi possono offrire, in quanto sono tutti quanti dei set molto importanti. Già trovare una batteria, due batterie in negozio è una cosa rara. Pochi colleghi hanno tanti strumenti DV, e quindi invitiamo tutti quanti a venirci a trovare alla nuova sede di Agnano, dove potranno trovare appunto e confrontare tanti prodotti, oltre logicamente a poterli comprare ai migliori prezzi sul mercato. A questo proposito ci tenevamo a dirvi che per il mese di novembre e dicembre abbiamo deciso di fare un omaggio importante per tutti coloro che compreranno un set professionale DV, sia che si intenda appunto le batterie collector che le batterie performance. Giusto così facciamo una passeggiatina. Qua abbiamo uno strumento che è stato ammiratissimo, amatissimo, anche perché la batteria che ha utilizzato Peter Eskin un mese fa, quando abbiamo fatto uno spettacolare incontro con il nostro amico Peter, è una batteria spettacolare. Si tratta della serie Jazz Collector, quindi con i cerchi die-cast, particolarità dei legni. Tutte queste cose si potranno logicamente approfondire sia via mail, sia a telefono, o anche andando sul sito della DV. Abbiamo anche numerosi rullanti, alcuni dei quali veramente importanti, come l'Equalized, il rullante che ha la possibilità di cambiare le varie aperture all'interno del fusto, un vero e proprio set di rullanti a disposizione, un rullante caro, anche se l'abbiamo a un ottimo prezzo, ma che come permette di avere più suoni, come se si possedessero 3-4 DV. Rullanti DV jazz, quindi con cerchi die-cast, collector, edge. E questa è la nuova performance, batteria che è passata da una produzione in Messico già ottima a essere prodotta direttamente in America, quindi questa è la prima di molte batterie che sono già arrivate della nuova produzione made in USA, prodotte appunto anch'esse in America e non più in Messico. Non ci sono qui indicate, ma tutti quanti voi conoscerete la X7, che è un altro prodotto seguito dalla DV in Oriente, che offre una batteria di 7 pezzi a un prezzo veramente incredibile. Continuiamo così velocemente la nostra passeggiata. Abbiamo delle finish play nei classici colori white. Questa è un'altra finish play con i vari fusti controllati e accoppiati direttamente dalla DV. Sapete che la DV permette di avere diverse tipi di legno, come venature, incroci, eccetera eccetera. Da un po' stanno producendo queste batterie dove loro in fabbrica giustamente fanno gli accoppiamenti che ritengono più giusti, e quindi arrivano queste batterie con i fusti di vari legni, non di vari legni, cioè di varie venature dell'acero, che vengono accoppiati in fabbrica sotto il controllo appunto dei tecnici della DV. Questo è un caso, questa è un'altra finish play, questa è una bellissima Jazz. Jazz non si intende una batteria specificamente utilizzata per il jazz, questa infatti ha delle misure abbastanza grosse, ma si intende un particolare legno che viene usato, e l'altra caratteristica delle jazz sono i cerchi dai cast che sono forniti con i fusti. Vabbè, qua siamo allo stato dell'arte,
una DV Exotic che tra l'altro abbiamo a un prezzo assurdo che vi invitiamo ad andare a vedere sul sito. E qui abbiamo un'altra finish play appunto organizzata come dicevamo prima. Ad esempio vediamo che questa batteria è composta da dei Tom VLT, Maple VLT. Poi ci sarà sicuramente una timpano dove sono stati privilegiati i legni che danno più bassi, infatti X-Shell, e anche la cassa probabilmente sarà un X-Shell. Abbiamo anche altri prodotti, tutti quanti li potete vedere sul sito, logicamente cambia continuamente la disponibilità. Vi ricordiamo che per novembre e dicembre avremo degli importanti regali che faremo a tutti quanti gli amici che vorranno diventare i fortunati proprietari di uno di questi gioielli. A presto, vi ricordiamo la demo del venerdì prossimo alle ore 14 con Palmieri e Chiantese che dimostreranno delle batterie Yamaha. Ciao a tutti!